Rieccomi, sono tornata. Allora, devo parlarvi di un pennello che ho acquistato. Già forse vi ho detto qualche cosina, non mi ricordo, però voglio fare la presentazione ufficiale del pennello che ho comprato della Nive, che è questo zozzo pennello, il Red Amplify, ed è Zuzu. È Zuzu perché lo uso, ovviamente, se vi sto dicendo cosa ne penso di questo pennello, significa che io lo sto utilizzando, quindi non può essere pulito, anche perché sono truccata. Visto che lo amo oltretutto e non ho utilizzato un altro pennello, questo deve essere forse sporco. Allora, questo pennello mi è stato ovviamente consigliato dalla mia consigliera personale, non è personale perché è una consigliera di un po' di persone, e devo dire che è un ottimo pennello. Red Amplify, come forse ho già detto nel video precedente di quando l'ho comprato, e l'ho preso da Zeffiri Sereni, è un pennello che amplifica i prodotti che andate ad applicare sul viso. La stesura è molto semplice. Rende tutto più semplice, sia le polveri che i prodotti liquidi. Io quando faccio la base utilizzo il fondo, quindi questo qui della Essence che vi ho parlato prima, tanto per dirne una, diciamo che quello che utilizzo tutti i giorni e che mi dura tutta la giornata. E poi metto o un fondo minerale sopra oppure la Mineral Booster della Elf, che sta morendo, quasi finendo, e ho provato a stenderci anche il correttore. Sul correttore forse non mi piace tanto tanto, perché lo fa aderire troppo e non lo so, non mi piace tanto tanto. Sulla palpebra sì, quindi per quando stendo il fondotinta lo voglio stendere anche sulla palpebra per uniformare proprio tutto, va benissimo. Però per il correttore ho provato anche il correttore, io devo sperimentare qualsiasi cosa, non mi è piaciuto tanto tanto, però boh, non so. Allora, il pennello, già ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video, è molto denso e io voglio dire alle indecise come me di acquistarlo. Non mi fate troppi problemi perché sicuramente non ve ne pentirete. Non costa tanto, costa 12 euro, 12,90 euro, mi pare, 11,90 euro. È abbastanza lungo ed è veramente un bel pennello. Io metto i fondi liquidi in polvere, il blush, che è tutto, basta, questo. Che cazzo è? Mi ha perso solo due peli, ma sto fatto che mi perdono peli non me ne frega niente. Cioè, che fa che perde due peli? Ce n'ha 44.000, non fa niente. Quindi veramente per le indecise compratelo, perché è veramente buono. La cosa che io ho riscontrato è che vi rende l'applicazione più veloce, molto più semplice e non vi fa fare macchie, perché con le mani specialmente, che sembra che possa essere la soluzione migliore e anche molto più economica, con le mani non riusciamo mai a stendere perfettamente il fondotinta. Invece con questo, facendo questi movimenti circolari, riusciamo ad applicare sia il liquido che quello in polvere e veramente non lascia scampo a nessun pezzettino della nostra pelle. Quindi compratelo e non ve ne pentite, veramente. Poi, se, ovviamente io parlo di pennelli neve, prendetelo. Poi voglio aggiungere un altro prodotto che ho preso ieri proprio. Perché ho un'altra tentatrice, o tentatrice, un salvatore, che mi ha fatto vedere questo smalto della Kiko. Questo è della collezione Dark Heroine ed è laser, ed è il 436. Ve lo faccio vedere se non ci credete. Ed è il chocolate, non mi ricordo che cosa perché è vicino. Non c'è scritto, però me lo ricordo che lei l'ha detto. Non c'era nel negozio, l'ho preso al centro commerciale di Cortino
e non c'era, l'ho pagato 1,50 euro ed è questo che ho adesso su, le mie unghie tutte storte. Vi faccio vedere queste, va? Allora, non si vede, cioè si vede, non si vede, questo qua, non vede. È una passata sola, senza, non ho messo niente perché mi scocciavo, niente sopra, niente sotto, si asciuga velocemente, il colore è favoloso, me ne sono innamorata e poi vi faccio sapere se dura o meno, quindi 1,50 euro. Se lo trovate chiedete alle commesse perché io ho chiesto a loro e me lo sono andata a prendere dietro perché non c'era più esposto. Furbacchione. Vado a fare un altro video. Ciao.